Le ragazze del Valle d'Agro Crespano in divisa giallo-blu, allenate da Vincenzo Munarone e Marco Perin, giocano con Eva Artuso alzatrice, il capitano Alessia Bernardi opposto, Serena Bernardi ed Elisabetta Di Fede schiacciatrici, Anna Rizzardo e Paola Brombal centrali, Monica Toffolo libero. Le ospiti del Veneto Banca Montebelluna in divisa nera schierano Elisa Pellizzari alzatrice, Marisa Pizzolotto opposto, il capitano Silvia Beda e Letizia Accitto schiacciatrici, Claudia Tartini e Chiara Bertolutti centrali, Lara Sartor libero. L'allenatore è Paolo De Bortoli. Le difficoltà in ricezione negli appoggi penalizzano le ospiti, costrette a inseguire le gialloblu di casa nella fase iniziale del match. Il Crespano si porta in vantaggio sul 7-3, ma subisce il graduale ritorno del Montebelluna che colpisce più volte dal centro e da posto 4, raggiungendo le locali sul 9 pari. Vogliamo capire che, a parte la rincorsa, mi devo mettere davanti a quella rincorsa. Siete lì fermi fino a che tocca la palla. Invece io mi devo muovere, guardare la sua rincorsa e mettermi davanti con la rincorsa. Il Veneto Banca alza il ritmo e spinge in battuta, creando notevoli problemi alla ricezione gialloblu. Il Valle d'Agro fatica a costruire efficaci azioni offensive, subendo i contrattacchi avversari portati per lo più dal centro con Chiara Bertolutti e Claudia Tartini. Le ospiti guadagnano rapidamente un ampio vantaggio sul 20-12. La ricezione del Crespano continua a soffrire, l'attacco non mette giù palla e per il Montebelluna è facile portare a buon fine la prima frazione chiudendola sul 25-13 con l'attacco vincente di Silvia Beda. Il Crespano riparte con la centrale Elena Disegna al posto di Paola Brombal. Nel Veneto Banca la banda Chiara Bronca subentra al capitano Silvia Beda. L'attacco del Crespano è troppo leggero. Il Montebelluna difende e contrattacca da posto 2 con Marisa Pizzolotto portandosi sul 4-1. Le gialloblu reagiscono traendo giovamento dall'ingresso di Chiara Artuso per Serena Bernardi e rispondono col muro vincente di Anna Rizzardo, col servizio punto della Disegna e col contrattacco di Alessia Bernardi, avvicinandosi sull'8-7. Ma la ricezione approssimativa e le disattenzioni in difesa penalizzano le locali, favorendo il nuovo allungo del Montebelluna sul 19-13. Nella fase finale della seconda frazione, le ragazze di casa riducono in parte lo svantaggio, agevolate da una serie di errori, soprattutto in ricezione delle ospiti, che si adeguano al ritmo di gioco del Crespano, rischiando di riaprire la partita. Il contrattacco vincente sulla parallela di Chiara Artuso avvicina il Valle d'Agro sul 23-20, ma la rimonta non viene completata e le ragazze del Veneto Banca mettono a segno gli ultimi due punti con Chiara Bronca, conquistando il secondo parziale per 25-20. Vincenzo Munaron modifica ancora la formazione inserendo la banda Serena Bernardi al posto di Elisabetta Di Fede e la centrale Paola Brombal per la Disegna. Il Montebelluna mantiene l'iniziativa forzando il servizio con l'opposto Marisa Pizzolotto, dotata di un'efficace battuta in salto. La ricezione del Crespano va nel pallone, il muro giallo-blu non protegge la difesa e le ospiti prendono agevolmente il largo sul 9-3. Da segnalare il buon rendimento delle centrali Bertolutti e Tartini e la discreta prestazione dell'opposto Pizzolotto. Le gialloblu non riescono più a passare in attacco. La difesa del Crespano subisce le conclusioni delle avversarie ripetutamente a segno con Beda e Pizzolotto. La battuta efficace della centrale Marika Zanatta causa due errori di Chiara Artuso, incrementando ancora il distacco sul 22-9. Il Veneto Banca Montebelluna gioca in scioltezza, aggiudicandosi per 25-11 il terzo set e l'incontro con l'attacco vincente di Marisa Pizzolotto. La partita è andata sicuramente bene, siamo contenti del risultato, stiamo seguendo un trend positivo che va avanti da una serie di partite e speriamo di continuare così. Bene per il risultato perché abbiamo vinto 3-0, non tanto per il gioco del quale non sono molto contento su certi aspetti, soprattutto la ricezione, abbiamo patito un po' troppo. Bene però con la battuta che abbiamo potuto spingere in determinati momenti dei set e conquistare così la vittoria, mettere in difficoltà la loro ricezione. Il girone di ritorno molto positivo rispetto al girone di andata nel quale abbiamo avuto dei problemi oltre a degli infortuni,
Abbiamo ovviamente l'obiettivo della salvezza, siamo attualmente a metà classifica, arriviamo da 8 vittorie consecutive, speriamo di continuare così e magari raggiungere i playoff. Praticamente un mese fa abbiamo cambiato sostanzialmente prospettive, abbiamo deciso in accordo con l'allenatore e con la società di non concentrarci nell'immediato, quindi nelle partite settimana per settimana, ma di fare un lavoro più a lungo termine che si focalizza soprattutto su una preparazione più tecnica in previsione del prossimo anno. Siamo contente dei miglioramenti che stiamo avendo insomma nell'ultimo periodo, e in quanto stiamo lavorando sulla tecnica e in previsione del prossimo anno.